Capitolo 3. Il forte. Eppure da principio non era così. Da principio entrambi gli schieramenti si illudevano di poter forzare la mano. Ritenevano che sarebbe stato sufficiente bombardare senza sosta per destabilizzare le linee nemiche, per attaccarle poi frontalmente e calare ciascuno nella valle presidiata dall'altro. Fintanto che quella idea non si dimostrò manifestamente irrealizzabile, le nostre artiglierie puntavano diritte il fronte, il forte. Già dai primissimi giorni della guerra puntavano sempre quel forte dalle luci perennemente accese, perché stava lì, solido, a presidiare il passo da più di un secolo, sorretto ai lati dalle postazioni sul Sasso di Stria e sulla vetta della montagna, spalleggiato dai trinceroni che si estendevano sui suoi fianchi fino ai piedi di quelle. Era solido come la roccia di cui era costituito, blocchi enormi di calcare bianche che facevano i muri larghi due braccia, forse anche più. Era così piantato nel suolo che pareva un tutt'uno con esso, una sua escrezione naturale, generata spontaneamente, spinta fuori dalla superficie sottostante come un enorme pilastro di roccia, emerso solo in minima parte rispetto alla sua lunghezza totale, ma radicato nelle profondità più ime. O forse era un formidabile monolite, squadrato con l'accetta dai ciclopi che una volta abitavano quei luoghi. Basso e piatto che pareva quasi sfidare con quei suoi occhi piccoli e bui dalle feritoie, dalle finestrelle regolari che servivano rade lungo il perimetro. Forse era per questo che ci accanivamo tanto su di esso, più che per la sua posizione strategica. Forse nel profondo della nostra coscienza, sin da subito sapevamo che non era certo quel caposaldo a poter sovvertire i destini della guerra. Ma bensì sentivamo che ci irrideva con quel suo ghigno beffardo, invitandogli a sparargli contro tutto ciò che disponevamo, infischiandosene di quello che poteva arrivargli addosso, mostrandoci nudo il suo petto fatto di calcare più tenace del metallo, solo per irritarci, per provocare una nostra velleitaria reazione, per ingenerare in noi l'unire nervosismo, l'irrequietudine della nostra manifesta impotenza. Infatti, se inizialmente rispondevano almeno al fuoco, dal forte, dopo i primi giorni smisero persino di farlo, come se si ritenessero invincibili, dicendo sparate, sparate pure, protetti da quei suoi muri spessi due braccia, tutti fatti di pietra. Per mesi gli vomitammo addosso tonnellate di odio. In valle avevamo persino due cannoni di nave che gli puntavano contro, e dalle postazioni di vedetta ne calibravamo il tiro, con perniciosa dedizione, con una brama cruenta di centrarlo e farlo rovinare in frantumi tutto quanto era. Volevamo vederlo distrutto, quel forte, sfracellato, da non rimanerne pietra su pietra. E invece quello sembrava che non si scalfisse neppure, per quanto piombo gli potemmo riversare contro nel corso di settimane e settimane, prima di capire finalmente che era solo uno spettro, lasciato lì a farci snervare senza motivo, e dire che da quelle luci sempre identiche, che si accendevano la sera per irritirci, avremmo dovuto arguirlo da tempo che non c'era più dentro neanche un'anima. Ma l'odio doveva averci già accecato abbastanza a quel punto, doveva averci già sottratto almeno in parte le capacità di discernimento, mostrando in tal modo il primo cedimento della nostra ragione che si sarebbe più compiutamente palesato nel seguito con un trionfale crescendo. Esattamente ciò che quelli si auspicavano che accadesse con quella prima azzeccata mossa. Successe che un giorno finalmente svelammo il mistero. Fui proprio io ad accorgermene per primo. Mi trovavo al posto di osservazione, lontano, quella balconata affacciata verso il fronte nemico, l'unico punto dal quale si potesse avvistare il forte, insieme a due soldati che avevo con me. Stemmo lì l'intera giornata, o almeno dalla tarda mattinata, a osservare i movimenti delle loro truppe giù a fondo valle. Individuammo due modesti convogli, a distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro, che presero la strada per la vetta. Dal punto del bivio, appena lasciata la valle principale, presto scomparivano la vista, infilandosi nella lunga e angusta valle laterale che saliva fino alla sella, dietro la cima, con un ampio giro sotto le creste di settentrione. Oltre a quei movimenti, seguivamo coi binocoli la carrabile del passo, che pareva sorprendentemente poco utilizzata. Non un corriere, non un mulo, non una pattuglia di marcia si scorgevano nelle ampie radure diradiate nei boschi, lungo il filo chiaro dei tornanti che salivano snodandosi nel verde dei prati smeraldini. Per l'intera giornata non si era vista passare anima viva. Dall'ultima postazione a valle,
Distinguevamo un grosso insediamento, forse per un battaglione intero, all'incirca all'altezza dell'Armentarola. Chiunque salisse passando o partendo da lì girava poi invariabilmente in direzione della valletta laterale, verso la montagna. Nessuno che proseguisse per il passo. Ma quello che pareva ancor più strano era che anche lì, su al forte, poco sotto il limitare della piana del passo, tutto sembrava insolitamente quieto. Si sarebbe detto quasi un pacifico alpeggio, una malga abbandonata dalle vacche al mattino per raggiungere chissà quale pascolo lontano e farvi ritorno solo la sera, pronte le loro mammelle turgide per la mungitura. Non già uno srodo rilevante di importanza su un attivo fronte di guerra. Più a largo, all'interno del trincerone e nei pressi delle altre linee laterali, quelle che finivano sotto il sasso di Stria, si vedeva un gran viavai, gente a muoversi e lavorare alacremente. Scavare nuove trincee, edificare palizzate e tettoie, spostare sacchetti di sabbia e altro materiale da una parte all'altra, come era lecito attendersi, come era giusto che fosse in tale contesto. Ma il forte, ebbene, quello pareva deserto. Quando il sole cominciò a calare ero talmente stanco, avevo così male agli occhi per averli sforzati nell'attenzione tutto il giorno, che pensavo di tornarmene finalmente al mio alloggio, al riparo sulla cengia. Tuttavia ritenni di rimanere ancora un po', non so pure io perché, ma evidentemente dovevo avere uno strano presentimento che qualcosa fosse in procinto di accadere. Insomma, quasi al tramonto vidi due uomini uscire da dietro il trincerone. Dove diavolo dovessero andare a quell'ora ormai tarda, mi rimanevo oscuro, giacché ogni movimento si era arrestato da almeno mezz'ora. Li seguii col binocolo, più per curiosità che con l'intento di indagare, sfonzando ancor più gli occhi a causa di quella luce del primo crepuscolo che è la più fastidiosa, che lascia sospesa una certa panita indistinta di chiarore, un'aria cristallina ma sfocata che confonde le distanze e le proporzioni, che quasi provoca un senso di stordimento e di vertigine, invita ad avanzare fin sul ciglio della postazione e poi rischia di rapirti giù in volo per centinaia di metri. Li vidi disegnare un lungo giro ad ansa, discendendo qualche decina di metri per poi risalire grandandamente in direzione del versante opposto, finché, curvando ancora, riguadagnando l'altitudine precedente, andarono a incontrare il forte, infilandosi per una porticina secondaria. Non rimasero lì dentro che un paio di minuti, al massimo tre, sebbene non avessi certo pensato a cronometrare quel lasso di tempo nel momento in cui erano entrati. Tuttavia, quando uscirono pacati e in silenzio, erano arrivati, con la testa china come chi svolgesse un lavoro inutile e di routine. L'unica cosa che era accaduta nel frattempo era che adesso il forte era tutto illuminato all'interno, come un albero di Natale. Le luci elettriche brillavano bianche dalle finestre aperte, dando un'impressione ancor più spettrale di quell'edificio latteo e squadrato, dove pareva che tutto fosse morto. Nel buio che calava, quel candore risaltava sempre più di momento in momento, diventando presto l'unico punto definito, l'unico elemento di riferimento dell'intero paesaggio. I profili delle montagne neri come la pece andavano velocemente a confondersi con l'oscurità del cielo notturno, che cominciava a tempestarsi di minuti lumini appena percepibili, mentre volgeva le sue tinte dall'arancio all'azzurro acceso, al blu profondo di cobalto. Viceversa, quella costruzione squadrata, quel parallelepipedo di pietra, sembrava sfavillare come un battello parato a festa leggiadramente sospeso sulle acque del Danubio, come il salone da ballo tutto stucchi e broccati e specchi di restrogatico palazzo viennese. Finalmente capii. Chissà quanto tempo era che ci gabbavano con quel trucco, distogliendo l'attenzione dalle trincee dove erano chi voleva gli uomini e catalizzando su quel monolite calcareo tutta la nostra avversione. Non dica sciocchezze, tenente. Le dico che è vuoto, deserto, smobilitato, non so da quanto. Le dico che non c'è più dentro neppure una sedia. Non dica sciocchezze, tenente. Le dico che le accendono la sera, di proposito, per farci credere che vogliono ancora lì la pena di puntarlo. Non dica sciocchezze, tenente. Le dico che non c'è anima viva lì dentro, che se ne stanno tutti fuori, nelle trincee laterali, senza dover temere neppure un colpo, salvo quelli che noi riteniamo sbagliati. Si preoccupano soltanto quando lo manchiamo, il forte, non quando lo prendiamo. Non dica sciocchezze, tenente. Il fatto era che non poteva andare così da parte nostra. Era che lo puntavamo con un accanimento particolare, come se avesse rappresentato davvero una chiave di volta per l'intero conflitto,
per tenere in piedi o far crollare miseramente il fronte tutto, quando invece non era affatto così. Questo credemmo di capirlo solo più tardi, a fatti avvenuti, o quando dopo il primo inverno ci furono chiari il destino, il senso, il non senso di quelle postazioni, di quel fronte che ci illudevamo di presidiare o persino di conquistare, di quella stasi che uccideva più del piombo. Quantunque se fossimo stati più lucidi più dall'inizio, non avremmo faticato a comprenderlo subito, che quel forte l'avevamo eletto a qualcosa di diverso rispetto a quanto nei fatti era. L'avevamo eletto a simbolo, a simulacro, a idolo da combattere e da abbattere. Gli avevamo attribuito l'essenza della guerra stessa, già che sin dal principio la guerra non ne aveva di suoi, per quanto solo inconsciamente possessimo intuirlo durante quei mesi. Così come in seguito avremmo fatto con la montagna. Anche quella l'avremmo fatta diventare ben presto il nostro scopo e il nostro universo, il nostro nemico, il nostro tutto, la nostra ambizione e il nostro senso. Eppure all'inizio, quando prendevamo di mira quelle quattro mura, possedevamo ancora un certo senso di realtà, un certo contatto con il mondo degli eventi e dello svolgersi del tempo, delle nostre giornate di combattenti. C'era una specie di entusiasmo in quei primi mesi di guerra. Non che qualcuno di noi fosse contento di trovarvisi, ben inteso, però quantomeno c'erano delle aspettative, dei piani di attacco, la speranza di un cedimento del fronte avversario davanti al nostro eccedere. C'era pure il sogno e l'illusione che la guerra finissero presto, che potesse diventare un fenomeno isolato, un periodo di sospensione delle nostre vite abituali che sarebbero riprese di lì a pochi mesi. C'era il forte da conquistare e da abbattere, un obiettivo e un motivo ben preciso, chiaro e visibile per cui eravamo lì. Si può dire che quell'episodio segnò in noi il passaggio dall'essere al non essere, da una consapevolezza del nostro ruolo, delle regioni e degli scopi per i quali ci si battagliava quello spazio insignificante, alla caduta in un vortice di vita parallela, bastante a se stessa e immotivata, a un universo limitato e ristretto a quei pochi chilometri quadrati dove anche rimaneva chiuso il nostro universo mentale, le nostre vite, le nostre ambizioni. Le aspettative e i sogni, non infranti e perduti, ma semplicemente dimenticati, rimossi, in quanto appartenenti a un mondo che più non era e mai più sarebbe stato. Illusioni ingenue da cui la montagna ci avrebbe ridestati, ponendoci di fronte all'unica realtà, quella di una vita senza scelte, senza rischi e senza entusiasmi. Una vita esclusivamente cerebrale e trascendente, come doveva essere in quel luogo, dove più il tempo non scorreva, ma dove noi, nuovi esseri eterei e incorporei, potevamo godere di una sublime opportunità, dell'incanto, della visione mistica. Non più il mondo degli eventi e dei fenomeni, ma quello delle idee, del pensiero, dell'astrazione della mente e della pura ragione. Ciò che dall'esterno può apparire semplicemente la caduta nella follia. Eppure dovevamo davvero essere tutti piombati in una sorta di paradiso terrestre. La nostra vita immateriale ed eterna, forse già raggiunta, finalmente liberata dalla caduticità dei corpi, doveva già essere iniziata senza che noi avessimo avuto alcun sentore dell'avvenuto trapasso.